talento naturale, fatica, sudore, prove. Avete fatto il massimo, ma è venuta l'ora di raccogliere i frutti. Ed eccomi qui a parlare di The Voice. Secondo voi me ne ero dimenticata? No, perché non avevo assolutamente niente da dire, perché è stato un vero, vero flop. In effetti è stato veramente un flop assurdo. Ma ritorniamo un po' indietro. Il programma è iniziato il 23 aprile e è terminato il 4 giugno, ovvero martedì scorso. Infatti sto registrando oggi che è martedì, ovvero una settimana fa. E che dire, a me ha veramente molto deluso. Molto delusa, delusa, delusa. In quanto, a prescindere dalla vincitrice, che a mio avviso non meritava, però sono rimasta veramente delusa. Allora, ritorniamo indietro. Vanno in finale ogni cantante per ogni singola squadra team, ovvero nel team di Pegueno c'era Brenda, nel team di Morgan c'era Diablo, nel team di Elettra Lamborghini c'era Miriam, e nel team di Gigi D'Alessio c'era Carmen. I quattro finalisti si scontrano nella finale e man mano vengono eliminati. La novità è che la finale è stata trasmessa in diretta e gli utenti dovevano votare anche su Instagram e dare il loro voto al loro cantante preferito. E secondo voi chi ha vinto fra i quattro cantanti? Essere sincera, io parteggiavo per una cantante, la Brenda, che era nel team di Gue, e a me piaceva molto, essere sincera, in quanto la sua voce è molto bella, molto particolare. Infatti farò ascoltare, se non mi danno il copyright, spero, una breve traccia della sua canzone, che era il suo inedito, e poi faremo ascoltare innanzitutto poi la canzone del vincitore. Bene, sì, curiosi di sapere chi era il vincitore di The Voice of Italy 2019? Ebbene sì, una giovane ragazza di 16 anni, Carmen Pierri, con il suo inedito ha vinto The Voice of 2019. Ma io, essere sincera, non pensavo che vincesse lei, in quanto, come ho detto prima, parteggiavo per Brenda, e che infatti si pensava che Brenda vincesse The Voice perché era molto seguita sui social, aveva una forte affluenza, e infatti pensavano un po' tutti che la vincita fosse sua. Da dire che i quattro finalisti hanno portato il loro inedito, tutte e quattro, e appunto Carmen Pierri ha vinto con il suo inedito Verso il mare. La canzone Verso il mare, lei dice in un'intervista, che è una canzone che lei ha fatto dedicandola a una persona, a una persona lei cara, a una persona che purtroppo da questa persona lei non è stata capita. E quindi nella canzone dice: io faccio le valigie e mi dirigo verso il mare, vado verso il mare dove magari lì posso star più tranquilla e trovare un'altra vita, una vita migliore. E infatti penso che per Carmen Pierri questa canzone l'ha portata veramente a una vita migliore. E vi farò ascoltare il brano, una breve traccia del brano che ha vinto appunto The Voice, e poi vi farò ascoltare anche una breve traccia del brano di Brenda, il suo inedito, che secondo me ne valeva la pena. Secondo me lei doveva essere la vincitrice. Questa è una mia opinione che sto dando certamente. E che dire, Simona Ventura conclude il programma dicendo: grazie a tutti, ci vediamo l'anno prossimo. Ma c'è da sottolineare, quest'anno vedendo un po' e girando un po' sui social, ho notato che The Voice, come sempre, ha avuto un basso di ascolti, come sempre. Ma perché secondo voi? È il programma che non funziona, oppure perché questi programmi alla fin fine hanno stancato e di veri talenti non ce ne sono in questi programmi? Io qui concludo.
non ti ascolto perché già sono sola, strada che va verso il mare. Sono una valigia sul sedile accanto a me. Sembra di sentire sabbia sul pedale. Scusa se io non penso a te. Sì, sta scritto nelle carte.